Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio. Ebbene sì, opera omnia. Ragazzi, ormai siamo praticamente agli sgoccioli. Il gioco è addirittura d'arrivo, quindi giorno 29 chiuderà ufficialmente i battenti, ovviamente sia per la versione global che per la versione giapponese. Abbiamo visto di recente anche la live Square Enix, l'ultima live Square Enix, dove abbiamo avuto modo addirittura di essere stati citati tra i vari streamer che hanno contribuito alla community, e è stata, diciamo, anche una piccola soddisfazione per me, perché ovviamente non me l'aspettavo, e ovviamente il mio percorso che non solo mi ha portato ad aprire il canale, ma mi ha anche permesso di conoscere tante persone nel bene e nel male, mi ha permesso anche di creare delle amicizie, mi ha permesso in generale di mi ha permesso in generale di fare tante esperienze che comunque mi legano a questo titolo, mi legano fondamentalmente a questo gioco che è stato parte della mia vita ed è stata anche parte comunque del mio canale, della nascita fondamentalmente del mio canale. E quindi oggi andremo fondamentalmente a salutare in maniera definitiva il mio account, e lo saluteremo spendendo le restanti gemme che mi sono rimaste praticamente dall'ultima live che abbiamo fatto di Opera Omnia, di conclusione della storia del capitolo, che vi ricordo sarà comunque poi postata successivamente sui canali YouTube di Square Enix. Quindi chiunque voglia vedere il finale della storia, tradotta ovviamente in inglese, perché noi comunque l'abbiamo tradotta dal giapponese in live, però chiunque voglia vedere le cutscenes dell'ultimo capitolo direttamente tradotte e tutte belle sistemate, dal 29, se non sbaglio, proprio giorno 29 stesso, verranno pubblicate direttamente sul canale Square Enix. Quindi diciamo che chi vuole ovviamente rimanere aggiornato potrà comunque farlo. Cominciamo dal dire che il mio account è comunque un ottimo account. Non lo dico per flexare, non lo dico per vantarmi, ma in questi anni di Opera Omnia ho avuto abbastanza fortuna, soprattutto nell'ultimo periodo, anche tanta strategia per i pull dei vari banner, dove ho sempre dato i miei consigli, ho sempre dato le mie opinioni, sia per quanto riguardava le valutazioni dei vari personaggi che venivano reworkati e che comunque venivano rilasciati in gioco, e ovviamente anche per quanto riguarda, diciamo, anche la fortuna, chiamiamola così, del pullare sui vari banner e comunque ottenere, diciamo, le armi che mi interessavano di più. Diciamo che parto, e comunque questo video sarà una sorta di Toto scommesse, dove appunto cercherò in un modo o nell'altro di completare la mia collezione. Al momento possiedo 98 BT su 129, che comunque sono veramente tante. Non mi aspettavo di averne così tanto, ho fatto il calcolo, le ho controllate e devo dire che non me ne aspettavo così tante. E poi possiedo 112 FR su 124, quindi ho praticamente quasi tutte le FR presenti del gioco e, diciamo, abbastanza BT, perché comunque sono ancora con altre, diciamo, un'altra trentina di BT che mi mancano, e quindi, diciamo, sono abbastanza. Quello che andremo a fare oggi è cercare di completare la collezione. Mi piacerebbe poter completare la collezione con queste ultime gemme che mi sono rimaste, potendo ottenere ovviamente le FR che mi mancano e le BT. Non credo di riuscirci, perché non credo di riuscirci, però direi che ci voglio provare. Ci voglio assolutamente provare. Allora, cominciamo ovviamente con la free pool, che questa in realtà sarebbe una free pool giornaliera, che ti consentiva comunque di ottenere ovviamente token, G-token da poter spendere, che sono in comune ormai, vi ricordo, con i banner, per ottenere per l'appunto Burst token, Force token, anzi sì, Force token, X ed LD token. Quindi avete comunque la possibilità di poter ottenere praticamente tutte le armi del gioco. I vari banner che sono divisi per capitoli, quindi avremo diversi capitoli che ovviamente potranno essere pullati con tutti i vari personaggi, e io direi di concentrarmi sul capitolo del 4, perché è dove mi mancano praticamente più BT.
e dove mi mancano più BT. Quindi se riuscissi effettivamente ad ottenere le BT del 4, potrei successivamente spendere i vari gettoni per comprare le altre BT. Quindi vediamo se riusciamo ad essere abbastanza fortunati e spendere queste gemme nel miglior modo possibile. Ovviamente le orb dorate magari le faccio vedere un pochettino, poi ovviamente skippiamo, anche perché ne approfitto per parlare, per ringraziare, per salutare ovviamente il gioco e ringraziare anche tutti quelli che mi hanno seguito durante questi anni di Over Omnia, per tutti quelli che mi hanno comunque dimostrato il loro affetto seguendo il canale, chi faceva le sub, chi ovviamente si dimostrava attivo nella community, chi ha avuto modo di poter interagire direttamente con me, chi ha costruito anche dei legami con me. Ci sono tante persone che tuttora comunque restano affezionate al canale, mi seguono anche a prescindere dal fatto del ovviamente portare Opera Omnia come contenuto principale del mio canale. Quindi di questo devo ovviamente ringraziare tutti quelli che mi sono rimasti vicini, ecco, mettiamola così, durante ovviamente tutto questo periodo di tempo. Abbiamo anche ieri rivissuto tanti ricordi con Joshua in live. È stata una delle live probabilmente, a parte più lunghe, che comunque ha permesso al in generale al collettivo della community di veramente diciamo quasi ritrovarsi, no? È una sorta di, come una sorta di reunion. Ci siamo ritrovati praticamente all'interno di quella live. Eravamo un sacco di persone. Addirittura c'è stato un picco di quasi 2000 persone addirittura nella live square, non nella mia ovviamente, però diciamo che nella live square c'è stato quasi un picco di 2000 persone e non c'erano mai state tutte queste persone presenti, eccoci qua, presenti all'interno praticamente della live. Quindi è stato veramente veramente figo vedere. Sì, vabbè, noi possiamo cancellare tutto, tanto non abbiamo più bisogno di conservare l'ED, FR, X, che erano tutte le X che comunque conservavo per le varie sfere. Ne abbiamo parlato ieri in live, dove appunto abbiamo fatto una sorta di riepilogo di quelle che erano le sfere migliori da poter dare ai personaggi, quelle che erano quelli che sono stati i personaggi più forti dei vari meta e che ci hanno accompagnato praticamente durante tutto questo periodo di gioco e che ci hanno accompagnato anche in generale nella nostra avventura. Quindi abbiamo ripercorso tutti i vari meta, i meta delle 35 CP addirittura, i meta delle X, delle LD, poi successivamente le FR, le Shinryu, fino ovviamente ad arrivare all'ultimo capitolo, forse quello un po' più triste, delle Re Shinryu, che giustamente non sono state fondamentalmente una bella chiusura. Oh, BT! Ok, ogni volta che troviamo una BT cambiamo banner. Facciamo come Joshua ieri, che è andato praticamente a pullare, cioè è andato a spendere anche lui tutte le sue gemme, e quando trovava le BT poi cambiava il banner, anche se ne ha trovata una sola, quindi diciamo che già a me è andata molto meglio. Vediamo se è una BT tra l'altro che mi manca, perché se è una BT che mi manca sarebbe anche più comodo in generale. Le animazioni BT rosa, oddio, rosa mi sa che ce l'avevo, però no, forse rosa non ce l'avevo. No, sì, rosa invece ce l'avevo. Sì, rosa ce l'avevo. Ok, andiamo a cambiare banner. Passiamo qua, Final Fantasy V, che ne ho ancora un paio che me ne mancano. Vediamo se anche qua riusciamo ad ottenere qualche BT. E quindi vi stavo dicendo appunto che abbiamo praticamente ripercorso tutti gli step. Abbiamo riguardato, diciamo, anche i capitoli, abbiamo parlato anche dei capitoli, tutta la storia. Ho anche commentato il fatto che probabilmente Opera Omnia
ha scelto il periodo peggiore per chiudere, perché dal punto di vista narrativo della storia probabilmente era arrivato all'apice. Cioè la storia di Dissidia con gli ultimi capitoli era diventata veramente figa. E quindi diciamo che sembra quasi un paradosso il fatto, oh, addirittura BT, wow, vediamo quante BT trovo, vediamo se qualcuno magari indovina prima di vedere il video quante BT riesco a trovare all'interno del video. E diciamo che appunto dal punto di vista narrativo il gioco aveva fatto un salto in avanti pazzesco, quindi sembra quasi un paradosso il fatto che il gioco chiuda nonostante stava attraversando Jack Garland, però vabbè, ovviamente lui già ce l'ho, ovviamente. E andiamo qua anche Final Fantasy 6. E quindi sembra quasi strano, come vi stavo dicendo, il fatto che il gioco potesse chiudere in questo periodo dove la storia era all'apice probabilmente della sua narrazione o comunque del suo svolgimento in generale. Quindi veramente veramente tanta roba. È stato veramente un peccato, cioè è fondamentalmente un peccato abbandonare questo gioco che, per come è stato definito da tutti, sia in chat, cioè, oddio, BT subito pure qua, è stato definito da tutti il gioco più free to play della storia, probabilmente su questo siamo stati tutti d'accordo. Ci sono state tante persone che comunque mi hanno dato addosso, che comunque mi hanno dato contro durante questi anni, però sul fatto che Dissidia sia il free to play più generoso in assoluto sono stati tutti d'accordo. Su questo è stato forse l'unico punto in cui ci siamo potuti muovere all'unisono in tutti questi anni. Oh, oddio, lui mi mancava, quindi ottimo. Strago mi mancava, quindi benissimo. Spostiamoci anche su Final Fantasy 7, che ne ho un paio che me ne mancano, tipo Yuffie, Jesse. Queste sono tutte BT che mi mancano, quindi magari le orb viola le skippiamo, ci teniamo solo le BT, le orb BT. E poi decidiamo con i vari token ovviamente cosa fare, cioè se ovviamente convertirli in BT o se convertirli poi in FR, perché comunque anche un paio di FR mi mancano ben 12 FR all'interno del gioco, però mi mancano più BT, quindi preferisco tentare di chiudere la collezione della BT, anche se non credo di poterci riuscire. Non credo di farcela nel chiudere le BT, però ci proviamo. Potrebbe essere comunque una bella soddisfazione dire: guarda, io alla fine del gioco avevo tutte le BT. È anche una sorta di record poter dire avevo tutte le BT del gioco. Cioè, è comunque una cosa che rimane. Per quanto riguarda i video di Opera Omnia, invece, vi dico che li ho già rimossi tutti dal canale. Ovviamente non li ho cancellati, ma li ho messi privati, quindi cioè, nessuno potrà guardarli oltre me. Però probabilmente lascerò a disposizione tutti i video pool. Cioè tutti i vari video pool che ho fatto durante questi anni di Opera Omnia, anche solo per una questione di magari di nostalgia, o chi magari si ritroverà a vedere quei video potrà comunque consultarli, comunque potrà guardarli, ecco, mettiamola così. Madonna, fa quasi strano vedere le mie gemme che stanno raggiungendo veramente il numero più basso, letteralmente il numero più basso, dato che ero riuscito in un modo o nell'altro a trovare un equilibrio perfetto nel mio gioco, dove avevo comunque una buona quantità di armi, avevo una buona quantità di personaggi maxati e quindi stavo in un qualche modo tentando di arrivare al milione di gemme, che non c'ero mai riuscito praticamente all'interno del gioco ad arrivare a un milione di gemme.
e non ci sono riuscito perché mi sono fermato circa, cioè mi sono fermato quasi a 900k in realtà. Mi sono fermato quasi a 900k di gemme, però il milione effettivamente non l'ho mai toccato, a differenza di tanta altra gente che mi scriveva comunque di avere milioni e milioni di gemme, però bisogna anche calcolare il fatto che io sono arrivato quasi a un milione di gemme con praticamente tutte le armi del gioco, quindi è anche, c'è anche questo da sottolineare nella mia, diciamo, fortuna durante questi anni, mentre invece chi aveva tante gemme non so quante armi fosse riuscito ad ottenere. Madonna, Angilla che mi è uscito praticamente due volte. Oh! Chiudiamo praticamente con quasi l'ultima pull con un'altra BT. Vediamo se è un'altra BT che mi manca. Perché in realtà adesso ne ho 99 su 129, quindi in realtà sempre, sempre lì siamo, molto lontani. Cloud e Sephiroth insieme, e la BT? Una che mi manca? Ah, Minwu. Minwu invece ce l'abbiamo, ce l'abbiamo. L'ultima pullata la facciamo qui. Dai, vediamo se è con l'ultima pulla BT al volo, no. Ok, a questo punto scambiamo i token, ne abbiamo già 5, quindi al massimo ne possiamo prendere 47, ma mi sembra un po' esagerato, quindi ne abbiamo 10, per prendere una BT me ne servivano 50 se non sbaglio, quindi già così è una BT, quindi tecnicamente per arrivare a 30... Per arrivare a 30 io in matematica faccio schifo, quindi facciamo così, ecco 150 che sarebbero per l'appunto, no, non ci arriviamo probabilmente, probabilmente non ci arriviamo. Allora, andiamo a vedere le BT che mi mancano. Andiamo a vedere le BT che mi mancano. Ecco, vedete, qui c'è l'elenco dove ovviamente il bollino sta ad indicare il fatto di aver acquisito la passiva. Mentre invece, come potete vedere qui, abbiamo la, diciamo, la, il fatto di possedere, no? La BT. Quindi conta come ovviamente avere la BT. Anche se non l'ho maxata, però comunque ce l'ho in inventario. Abbiamo Ridia, che mi manca, quindi... Quindi siamo soltanto a 3 BT posso prendere. Madonna, scarsissimo. E... Fusoya che mi mancava. Ok, e anche la waifu Ursula che mi mancava. Ok, ora devo... sì, vabbè, possiamo scambiarle tutte praticamente in BT. Cioè, fondamentalmente posso scambiare tutti i token in BT perché comunque sia non ci arriverò mai. 320 token, non ci arriverò mai a completarle tutte, però ci proviamo. Gli altri mi sono andati nella posta, e vediamo un po' chi mi manca ancora. Ecco, Faris mi manca. È vero che posso vendere anche i doppioni, perché qualche doppione sicuramente ce l'ho, quindi Exdeath, un altro che mi manca. Realm, un'altra che mi manca. Strago l'abbiamo trovato, quindi questo fortunatamente abbiamo riempito lo slot senza spendere nulla. Poi Yuffie, che era un'altra che mi mancava. Kaizit, che è un altro che mi mancava. Jesse, ecco, abbiamo praticamente finito per il momento. Andiamo adesso nella home a prendere gli altri token che mi sono rimasti, che mi sono rimasti in sospeso, che non mi aiutano a prendere una BT perché sono 25. Ok, però andiamo a vendere magari qualche BT doppione e cerchiamo di vedere se possiamo incrementare il nostro bottino.
Allora, Cecil va bene, Lyle va bene, queste sono tutte le mie manco. Ecco, Minwu la possiamo vendere perché ce l'ho doppione. Rosa ce l'ho doppione. Jack Garland ce l'ho doppione. Fusoia, Strago, queste qua sono tutte quelle nuove. Io controllo per evitare che... per evitare di fare casino. Ah no, doppioni ho soltanto queste. Mamma mia. E allora niente, non riusciamo. Perché faccio altri 15 token e fare 15 token mi porta ad averne 40. Allora, 17.000 conferme per vendere le BT. Eh sì, purtroppo non ci arriviamo, anche perché le BT Plus non si possono vendere. Abbiamo 40, niente, abbiamo 40 BT token e non riusciamo ad andare oltre. Quindi direi che mi sono avvicinato parecchio alla conclusione praticamente delle BT che mi mancano. Perché ne avevo 98, vabbè sì, me ne rimarranno una ventina probabilmente di BT da ottenere adesso, quindi diciamo che mi abbuono un pochettino le spese e vi dico che mi mancano soltanto 20 BT, dai, mettiamola così. Tanto ne ho due di Queen, e perché non le ho viste? Scusa, ne ho due di Queen e già sarebbero tipo 45 token, due di Queen. Ah, ecco, vedi, sì, ne ho due di Queen, quindi anche questa si può vendere, effettivamente. Però arriverei a 45 e quindi siamo sempre lì. Siamo sempre lì, peccato, perché altri 5 token... mi avrebbero permesso di ottenerne un'altra. Sarebbe stato figo da quel punto di vista. Chissà se riesco ad ottenere 5 token magari a random. È che dai pool non posso ottenere più nulla perché non posso pullare. Non ho le gemme a sufficienza. Ho ancora 10 ticket che me li sono tenuti giusto per il meme, per tenermi la schermata di ticket, e questi non li andrò a spendere perché li voglio conservare. Poi la cosa figa, diciamo, anche del mio account è che ho praticamente anche... ah no, questo qua è lo shop. No, lo shop è questo in realtà, che ovviamente è chiuso, quindi non si può comprare più niente. Sì, questi qua sono i miei oggetti, però volevo farvi vedere praticamente tutta la mia collezione di oggetti, perché se non sbaglio dovrei avere anche i libri da 30 minuti. Quindi vediamo se posso farveli vedere da qua. Ah, ecco, qua erano gli oggetti. Aspetta, non c'è bisogno che vado a fare... ecco, vedete, questi sono tutti gli oggetti che possiedo. Questi libri da 15 minuti, che ne ho 500 e passa. I bonus per da 30 minuti, che sono quelli vecchi ancora, guardate quanti ne ho. Le stelle da 30 minuti, le stelle per 3 da 30 minuti ne ho soltanto una, che mi sono conservato come unico oggetto a disposizione, mentre invece queste sono le stelle da 30 minuti per 2, e quindi diciamo una piccola soddisfazione anche l'aver ottenuto praticamente, cioè l'aver tenuto anzi tutti gli oggetti presenti all'interno del gioco. Quindi direi che con questo possiamo ufficialmente chiudere il nostro account di Dissidia. Vi faccio vedere un pochettino anche lo status comunque sia dei miei personaggi, che sono ovviamente
tutti maxati, tutti portati a livello 90, sia di cristallo che ovviamente di livello personaggi. Per quanto riguarda poi ovviamente character board, armi maxate e tutto, ovviamente la maggior parte dei personaggi è comunque maxata anche da quel punto di vista, solo che non tutti giustamente presentano lo stesso destino. Molti mancano di character board, perché comunque non li ho mai utilizzati. Alcuni peccano ovviamente di armi perché non li ho mai utilizzati, però diciamo che la maggior parte dei personaggi è comunque completa ed è comunque disponibile ad essere utilizzata. Per quanto riguarda le skin, per quanto riguarda, ecco qua vi posso far vedere un prospetto diciamo un po' più dettagliato di tutti quelli che sono i miei personaggi maxati, con tutto portato al massimo, le sfere dei 179 personaggi praticamente maxati e presenti all'interno del mio account. E quindi questo è il totale della loro forza combattiva, che veniva calcolato in base ovviamente alle board, in base alle armi, in base alle sfere, in base a tutto quello che riuscivate comunque a dare ai vostri personaggi. Sephiroth maxato a 100, proprio il cap 12.100, che è praticamente il cap di power praticamente per il personaggio. Quindi ed è un vero peccato in realtà, mi piange molto il cuore a lasciare questo gioco, che mi ha dato tanti ricordi, mi ha dato veramente tante cose, mi ha dato veramente tante cose. In generale è un'emozione incredibile doverlo chiudere, però sono fiducioso che con Ever Crisis, o comunque in generale in futuro, chissà, magari con un altro titolo a tema di Dissidia, le strade di coloro che mi seguivano per Omnia magari possano, diciamo, reincontrarsi. Quindi diciamo che alcuni ovviamente hanno abbandonato il canale, molti invece l'hanno trovato, molti sono rimasti fedeli, molti invece hanno preferito andare altrove. Però magari in futuro, chissà, con un nuovo progetto di Dissidia avremo le strade nuovamente, diciamo, nuovamente parallele o comunque sovrapposte. Io chiudo questo video finale. Ringrazio ovviamente per l'ennesima volta chi è rimasto fino alla fine, ringrazio tutti quelli che ancora oggi sono accanto al canale, che sono accanto a me, che mi supportano, che mi dimostrano il loro affetto, tutti quelli che hanno apprezzato i miei consigli, tutti quelli che hanno apprezzato il mio lavoro fondamentalmente che ho fatto su Dissidia per Omnia. Quindi veramente vi ringrazio di cuore tutti, a prescindere. E niente, ragazzi, è stato un onore, è stato un piacere accompagnarvi in questi anni, e ora guardiamo il futuro e chissà, magari un giorno ci ritroveremo. Adios.